Ciao a tutti e benvenuti magari Pollicini. Come state ragazzi? Tutto bene? Oggi cari Pollicini è un giorno speciale, specialissimo, perché come vi avevamo detto nel precedente video, anzi c'era qualcuno di voi che ce l'aveva chiesto, giusto Marta? Sì. Che cosa ci avevate chiesto? Dillo Marta, ricordatelo. Quando era il compleanno di Matteo? Quando è il compleanno di Matteo? Ora! È proprio oggi, ragazzi! E noi lo festeggiamo insieme a voi! E bravo Matteo! È il tuo compleanno, Matteo! Sei contento? Quanti anni fai, Matteo? Diccelo, diccelo! Quanti? Così, no! Matteo fa 2 anni! Così. Anche questo, metti anche questo, ecco, ah, no, questo, ecco, ecco, 2 anni! Ecco, Matteo fa così! E allora, subito, dobbiamo prendere una torta per festeggiare! E noi l'abbiamo preparata! Guardate che torta di fragola! Aspetta, mettiamola che si vede bene! Ecco qui! Matteo, sei pronto a soffiare le candeline? Dici ti? Non parla! Matteo, non parla! Non parla niente! Allora, accendiamo la candelina e gli cantiamo tutti insieme una bella canzoncina. No, una bella, la canzoncina del compleanno. Gli cantiamo, giusto? Ok, allora, 1, 2, 3. Accendiamo questa bella candela. Ecco qua, accesa. Siamo pronti, Matteo? Sei pronto? Sei pronta, Marta? Cantiamo? Sì. Tanti auguri a te. Tanti auguri a te. Tanti auguri a Matteo. Tanti auguri a te. Fai, soffia! Bravo! Auguri Matteo, bravo! Lo sbaciucchiamo tutti quanti. Matteo, un bacio a Matteo che ha fatto il compleanno, dai! Ah, che bello, che bello! Dopo ci mangiamo tutta questa torta. Vuoi assaggiare un po', Matteo? Ah, vediamo? Buonissima! Ok, Matteo ha assaggiato per noi la sua torta! Ma noi ragazzi, prima di mangiare la torta e finire tutti i festeggiamenti, Marta, dobbiamo fare un'altra cosa, giusto? Che cosa? Che cosa? Oggi che è mercoledì e quindi è il momento di... Con Matteo! Ecco qui, allora, chi le legge? Chi le legge le domande? Anzi, no, aspetta, Marta, è il momento che ti lascio saluto time, è vero. Però adesso è anche il momento di... Commenti e domande! E andiamo subito perché sono tantissimi i commenti che ci avete lasciato, eh? Allora sì. Andiamo a leggere, andiamo alla nostra cartellina! La prima pollicina che ci ha scritto è... Rossella Russo! Marta, da dove ti è venuto il nome Pollicini? Mi chiamo Martina. Marta, rispondi allora, a Martina. Visto che voi mettete sempre tanti pollici in su e anche perché mi mettete super tanti e quindi vi ho chiamato Pollicini. Ok, allora un grosso bacio a Martina, vai, tutte anche tu Matteo. Grosso bacio a tutti quanti noi a Martina. Anche Matteo, tutti baci, bellissimo. Ma bravo Matteo. Allora, seconda pollicina. Safrola. Fate la challenge chi parla perde? No, sì. No, non la possiamo fare Marta, noi parliamo sempre, stiamo sempre le ore a parlare. Perdiamo tutti e due. No, mamma stai così perché stiamo, però se facciamo la challenge perdiamo. E per questo Sara Flora non la possiamo fare questa. Guarda Matteo. Matteo, che è successo? Salutiamo Sara Flora con un bellissimo bacio. Ok. Allora, prossima sofficina. Prossima pollicino, vai Marta. Sofì News. Fate una live, Marta, facciamo una live? No, la live è che praticamente in tempo reale facciamo il video e i nostri cari pollicini che ci seguono possono interagire con noi, cioè nel senso che noi parliamo, adesso per esempio siamo così, parliamo e loro ci mandano i messaggi e parliamo insieme a loro così. Facciamo una live? No. E un giorno la faremo, dai ragazzi, organizziamo. Grazie Sofì News, vai col bacione tutti insieme per Sofì News. Matteo! Ecco, bravo Matteo! Ma Matteo! Allora, prossimo pollicino! Carmen Amato! Che sul video figurine me contro te challenge scrive: le figurine le attacchi malissimo! Ma perché i tuoi video li fai durare tantissimo tempo? Allora, cara Carmen Amato, hai ragione. E Marta però mamma lo sta migliorando, vero? Ad attaccare le figurine. Sì, ho provato una, non so quante bustine ho provato, ma adesso è diventata bravissima. Sono riuscita a quasi tutto l'album.
Perfetto, quindi adesso il prossimo video che faremo, che attaccheremo le figure, ti faremo vedere come è diventata precisissima. E poi ci chiedeva, ma perché i tuoi video li fai durare tantissimo tempo? Perché, come dicevamo prima a Sara Flora, noi chiacchieriamo troppo, parliamo sempre, quando iniziamo a parlare non la finiamo più e i video durano... Basta, basta, un bel saluto fortissimo, con un bacissimo a Carmen Amato. Vai Matteo, ecco, anche Matteo, perfetto. Prossimo pollicino, Valentina Tapano. Siete troppo bravi, vi seguo da poco ma siete già i miei preferiti. Vi amo Marta, è troppo carina. Ma quanto costa l'album e un pacchetto? Grazie, sempre sul video delle figure. 5 euro. No, 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 aspetta, quanto costava? 2,99 con due bustine? Mamma, quanto costava l'album dei miei contro te? 2,99, ci conferma la regia che costava insieme a due pacchetti di figurine. Allora, un bellissimo bacio e saluto a Valentina Capano. Vai Matteo, vai. Partiti il bacio. Matteo lunghissimo, bravissimo. Allora, prossimo pollicino. Angelo Pocchio Candirella. Matteo, dillo tu che lo dici meglio. Angelopio. Ah no, Angelopio. Mi fai sbagliare anche a me. Angelopio. Angelopio Cairella. Dici, dici. Angelopio Cairella. Dici. Ella, ella. Ok. Allora, Angelopio Cairella, che sul video Le Castagnole di Carnevale ci scrive: Marta, ma è tua mamma? Comunque sei bellissima. No, non è la mamma di Marta. Quella era Heidi. Heidi, che lo dice pure la canzone. Heidi, Heidi, ti ricordi? Mia mamma si chiama Teresa. Si chiama Teresa. E la anche un blog. Anche un blog, perfetto. La potete vedere sul video. Qual era il video dove c'è mamma? Della festa della mamma. Ve lo mettiamo qua. Ecco qua. Cliccate qui. Andate a vedere la nostra mamma. E metteteci tanti mi piace, tanti like e tanti commenti anche a lei. Grazie Angelo Pio Cairella. E noi ti mandiamo un grosso bacio. Ma bravissimo Matteo. E adesso, dopo aver letto tutti i vostri commenti e aver risposto a tutte le vostre domande, è il momento del hashtag Marta vi salutami. E andiamo velocissimi come sempre a salutare tutti i pollicini che hanno lasciato il commento con l'ormai famosissimo hashtag Marta vi salutami. Ok, mi raccomando, vi ricordiamo sempre, ormai lo diciamo in ogni volta, ogni momento del nostro video, quando scrivete questo messaggio, scrivete hashtag Marta vi salutami, il vostro nome, se scrivete con l'account che non è il vostro, cioè un vostro genitore, altrimenti poi dite che abbiamo salutato a loro e non a voi, cari pollicini, giusto? A voi, ecco, ma proprio Matteo, hai detto proprio bene. Allora, andiamo velocissimi, vai Marta, siete pronti? Matteo, tu sei pronto? Allora, 1, 2, Rosaria Villa. Ole. Daniela Marozzi Marozzi. Ole. Elisa Metrano, che scrive con l'account Raffaele Ametrano, che lo saluto, che abbiamo lavorato insieme questa settimana. Ciao Raffaele, vai. Ole. Marica Maricappa. Ole. Martina Rossella Russo. Ole. Matteo, il tuo ole parte un po' in ritardo, proviamo. Ole, vai. Ole, bravo Matteo. Nicolo Esposito, Nico 05 Esposito. Ole. Ole, bravo Matteo. Anna Damante. Ole. Anna Giannarella, Anna Superstar Super Power. Ole, ole. Wow. Ole. Elisa Andreoli Antonelli. Ole. Alicia Pascali. Ole. La nipotina di Raffaele Mormile. Ole. Astu Mohamed Diop. Ole. Andrea Arcarani. Ole. Gaia Piccirillo. Ole. Morena Polizzi. Ole. Giusy Lardo, che scrive con l'account Angelo Lardo. Ole. Martina Curiosetti. Ole. No, no, scusa, scusa, scusa. Fermo Matteo, sbagliato. Allora, Martina Curisetti. Ole. Ole, bravo. Melita Fornaro. Ole. E infine Sofia, che scrive con l'account Silvia Lanaro. O Lanaro. Ole. Ole. Bravi, bravi a tutti. Bravo. E questi erano tutti i pollicini che hanno lasciato il commento con l'hashtag Marta vi salutami. Bravissima. E adesso, dopo il Marta vi salutami, cosa viene Marta? Super pollicino dog. Doc Marta, doc. Ah, doc. Perfetto, qual era Marta la domanda a cui bisognava rispondere questo? Buonanotte Matteo.
Buonanotte, buonanotte Matteino. Ma no, a sonno, a sonno, dai, è tardi, dai, forza, forza, andiamo avanti che poi dicono che i nostri video sono lunghissimi. Allora, in quale video Marta balla il ballo dei Pavarotti qua qua qua? E perché? Erano due le domande, ragazzi. Qual è la risposta? Qua qua qua, nel Matteo. Nel video della maestra che insegna i balli e non lo sanno fare più i bambini. Marta, stai combinando un macello! Sei troppo contenta perché la festa di Matteo, ho capito. Allora, la risposta era l'ultimo giorno di scuola con la maestra Miss Marta e la maestra Miss Marta stava insegnando la recita ai suoi alunni, perciò ballava quel ballo, ok? Allora, ragazzi, 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 dobbiamo dire una cosa. Molti di voi hanno purtroppo risposto a una sola domanda, però noi comunque gli abbiamo voluto dare i punti, però... Quelli là che hanno risposto correttamente e più velocemente hanno risposto a tutte e due domande e hanno preso più punti, va bene, quindi non vi arrabbiate. Il notaio ci ha detto che dovevamo fare così. Il notaio c'è e fa il suo lavoro in modo molto severo, vero Marta? Va bene. Allora, molto severo. Molto severo, molto severo. Allora, terzo posto, cari ragazzi! Questa settimana e si aggiudica 11 punti. Sapete chi è? Rosanna Maria Bevo! Bravissima! Applauso solo a Rosanna. Dai Matteo, applaudi a Rosanna. Bravissima Rosanna, brava Rosanna, bravo Matteo. Al secondo posto c'è una new entry questa settimana, cari ragazzi. Non aveva mai partecipato, forse, non lo so, ma è la prima volta che ho trovato una sua risposta. Ed è X. Complimenti. 15 punti tutti voi, complimenti, e continua a partecipare al nostro concorso, perché come puoi vedere anche chi inizia adesso può prendere un po' di punti e cercare di arrivare lì su. E adesso il primo posto ve lo faccio dire da Marta. Attenzione, perché questa settimana il primo posto l'ha conquistato una pollicina che lo desiderava, proprio il primo posto, che scriveva, spero che questa settimana tocca a me. Finalmente ce l'hai fatta! E infatti vai Marta! Vai col primo posto! Al primo posto di questa settimana abbiamo... abbiamo Marci! I love me contro te, me contro te! Ce l'hai fatta! Complimenti! Matteo, ce l'ha fatta! Complimenti, bravissima! Incredibile! Brava Marci, hai visto? È toccato anche a te il momento magico di vincere la medaglia d'oro! Complimenti! Bravissimi! Che c'è Matteo? Matteo mi accarezza per dire calmati un poco perché poi sembri un pazzo sfrenato. Va bene, avete ragione. Ok, andiamo agli altri posti. Quarto posto, Cinzia Vitiello, 7 punti. Poi, quinto posto, Raffaele Perrelli, 5 punti. Poi, sesto posto, Loretta Landriscina, 3 punti. E poi, come vi dicevo... abbiamo voluto comunque dare 3 punti a tutti i pollicini che avevano risposto anche solo a una domanda, abbiamo dato 3 punti. E sono Patata Bachina, Polvere di Stelle, Giadina e Angie Divertenti Insieme. Ok, perfetto. E con questo, ragazzi, il concorso del Super Pollicino Doc torna anche questa settimana e si ripeterà ancora per qualche settimana, ma ormai siamo alle battute finali, quindi mi raccomando, non perdete l'opportunità di vincere tanti punti. Matteo sta guardando il binocolo se vede passare un uccello. E che cosa hai visto là? Un super pollicino che volava. Che cosa hai visto, Matteo? Ecco, olè, sta di nuovo dicendo lì. Ok, ragazzi, allora vi dicevo, non perdete la prossima domanda del Super Pollicino Doc. E andiamo adesso con la classifica. Allora, prima parte della classifica, la leggiamo subito velocemente. Al primo posto abbiamo Rosanna Maria Bevo con 79 punti, Gemma e Luigi Cinzia Vitiello 61, Ginevra Polvere di Stelle 58, Nafisa Safuan Shauduri 28, Merci I Love Me contro De contro Mote che sale a 25, Caterina Patata Pacina 18, Olivia Pini 15, XX 15, Manuela Angela De Maio 13, Claudia Enzo Romano 12, Sofia Schiera 10, Carmela Piscopo 8. E poi via via abbiamo tutti gli altri pollicini nella seconda parte della classifica, ve la mettiamo in sovraimpressione in questo momento, così potrete vedere le vostre posizioni e impegnarvi per cercare di scalare e arrivare lì in vetta, dove si vincerà il premissimo finale specialissimo del Super Pollicino Doma. E allora, cari pollicini, noi vi ringraziamo di essere stati ancora con noi in questa puntata, ok?
Mi raccomando, continuate sempre a seguirci, ormai ve lo diciamo sempre, e vi ringraziamo sempre e siamo sempre contentissimi di leggere i vostri commenti. E allora vai Marta con i saluti finali, che dobbiamo festeggiare a Matteo, vai! Mettete tanti pollici in su, iscrivetevi al canale, condividete con tutto il mondo e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi, ciao! Matteo non ha salutato, se n'è andato. Non hai salutato i pollicini. Saluti, ciao, ciao pollicini, ciao. Ciao! Ciao, ciao pollicini! Ciao, pollicini! Ciao! Vuoi dire ciao? Non vuoi dire? Ciao! Ecco, ecco! Ciao! Ciao!